Pallone in mano al Conversano che inizia con Lupo, Moretti, De Giorgio. Chirin ha spazio per la conclusione, fa vedere subito di che braccio è dotato e di che passo è fatto Leo Chirin. Gran conclusione. Lancio di Radovcic per Rossetto. Che palla ha dato Radovcic dall'angolo più remoto del campo. Alza il ritmo Radovcic che arriva in palleggio. Demis Radovcic tutto da solo, cost to cost. Conversano qui però e poi Tavanghe velocissimo e addirittura ci regala una rete spettacolare. Avvitamento in aria, 360 gradi, sicurezza, doti tecniche, spettacolo, grandissimo gol di Tavanghe, 14-11. Semplicemente palla a mano. Perde un altro pallone, tiro di Tavanghe, ancora un gol incredibile. Ma che cosa sta combinando Tavanghe? Realizzatore Rossetto, protagonista De Giorgio, assolutamente spettacolo anche da parte di Conversano che non ci stava a far fare spettacolo solo agli avversari. Rivediamolo ancora, grande palla dentro. Gestisce sulla superiorità numerica Conversano, Jacob Nelson prova a buttarsi dentro, la rigioca ancora, il pallone per Radovcic nell'angolo, rete del pari, segna Demis Radovcic, si va ai tempi supplementari, che partita spettacolare. Straordinaria. Riceve bronzo, va da Tavanghe, palla dentro, è tutto solo e non sbaglia Raul Bargelli. Sfruttata benissimo in situazione di superiorità numerica. Nelson, dentro, per De Giorgio e traversa, incredibile! Sbaglia il match point Ignazio De Giorgio, incredibile questa azione! San Paolo contro Giannoccaro. Errore, errore! Pala di Giandomenico, ancora una volta! Pasqualino di Giandomenico! Para San Paolo! Intervento di Valerio San Paolo! E il pallone non marca la linea di porta, sbaglia Nelson, para Spanu, un salto doc, consegna alla Raimond Sassari la prima Coppa Italia della sua storia, ha parato Spanu che para il tiro dai 7 metri di Jacob Nelson, la Raimond Sassari vince la prima Coppa Italia della sua storia.